Massimo Rossi, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista. Oggi abbiamo l'opportunità di intervistare un attore che all'età di 6 anni entra per la prima volta in sala di sincronizzazione per doppiare La guerra dei bottoni. Siamo nel 1961 e direttore è Giulio Panicali. Può darci un ricordo di Panicali dal punto di vista artistico e umano? Punto di vista artistico non c'è niente da eccepire. Un grande doppiatore, un grande direttore. Un grande direttore, forse un po' eccentrico, un po' duro nell'esprimere, ma era dei tempi d'allora questo modo che portava ad avere davanti delle persone che poi man mano si tempravano e chi riusciva. C'era molta più selezione di adesso. Chi riusciva andava avanti, chi non riusciva purtroppo si perdeva per strada. Comunque ognuno aveva il proprio ruolo perché c'erano delle persone che, cosa che non ci sono, c'erano i cosiddetti brusii. Una volta c'erano quelli proprio adoperati solo per fare il brusio. E Panicali era uno di quelli, mi ricordo, una cosa molto simpatica. Non dirò il nome perché non, tanto non serve, però per far capire qual era il carattere di Panicali. Venne, ed era difficilissimo poi allora, venne a fare un provino una persona presentata da una grossa attrice. E era, dice, posso fare il provino? Dice, vada lì, e Panicali, vada al leggio. Parlava così, sapete, quando faceva Tyrone Power, il suo modo di parlare era questo, e poi vogliono fare le parti. Gli disse di andare al leggio questo cominciò a dire la sua battuta e dopo aver finito lui disse, la prego vada via, le mancano i fili della voce, vada a fare il filotranviere, vada a fare. Erano duri, ma dicevano con molta crudezza, in modo molto crudo, quello che effettivamente era, perché questa persona non era in grado. Poi invece si è dimostrato il contrario perché questa persona ha fatto il doppiaggio con l'andare del tempo. Però ecco, era una persona artisticamente ineccepibile. Era molto, molto simpatico con alcuni bambini, con altri no. Ha fatto piangere molti di noi, devo dire, sopra noi sopra i panchetti, o talvolta anche sopra le sedie per poter arrivare al microfono. Lui aveva un modo di dire che però dobbiamo benedire, nel senso che grazie a persone come lui noi siamo cresciuti e siamo arrivati a fare determinati personaggi. Certo è vero, io ribadisco sempre questo, se eravamo lì è perché qualche cosa avevamo, perché io dico sempre, attori si nasce, non ci si diventa. Ci si nasce nel senso che puoi affinare, puoi arrivare a livelli anche alti, puoi arrivare dappertutto, però devi avere dentro di te quella scintilla che ti fa dire le battute in un certo modo. Se non ce l'hai, è inutile che ci provi, perché non ci si diventa. È un qualche cosa che o c'è o non c'è. E Panicali, evidentemente, queste cose da vecchio volpone, perché poi allora c'era una qualità molto, ma molto alta dal punto di vista artistico, c'era e evidentemente loro vedevano chi poteva e chi non poteva fare, anche se era in contraddizione con quello che ti ho detto prima, perché poi quella persona l'ha fatto, certo non è stato un grande, però loro evidentemente riuscivano a vedere chi aveva e chi non aveva. Come maestri di una volta ha contribuito a forgiare, insomma, la tempra di voi doppiatori che poi siete diventati i panicali, Beh, io devo di ringraziare oggi. molto queste persone, lui, Cigoli, un certo signor Schirato, una certa signora Simoneschi, e tutte persone che arrivavi al leggio e ti dicevano, anche essendo bambino, però ti facevano capire, e uno di questi era Panicali, che te lo faceva capire con le buone e con le cattive. La maggior parte delle volte con le buone, perché lui faceva tutti i film con bambini, Oliver Twist, insomma tanti e tanti bambini, i ragazzi della Via Pal, quindi ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti. Aveva i suoi pupilli, questo è indubbio, ma questa è una debolezza di tutti gli uomini. Però ecco, ci faceva crescere. La sua memoria può essere un ponte con il doppiaggio del passato e dei suoi fantastici interpreti. La sua giovane età di allora ci permette oggi di vedere quel mondo con gli occhi di un bambino. Quale atmosfera appunto si respirava e oggi quali personalità le suscitano ancora tenerezza, emozione al ricordo, di
di quel fantastico mondo delle voci dove lei è entrato come un bambino al Ma parco giochi. guarda, veramente, questa hai detto bene, vedi, parco giochi. Una volta era considerato veramente un parco giochi perché quando si andava a lavorare generalmente ti incontravi sempre con persone, con altri bambini, difficilmente c'era solo un bambino. Quindi era un momento per poter stare insieme. E le mamme erano diventate amiche, certo, con i vari. Come si può dire, dissidi certe volte per chi ha vinto un provino, chi non ha vinto, chi lo faccio, lo fa mio figlio, perché come al solito. Però insomma la maggior parte erano diventate amiche. Io sono cresciuto con persone come Acerbo, Liliana Sorrentino, Massimo Giuliani, Rodolfo Bianchi, ce ne ricordiamo Piero Tiberi, Angelo Nicotera, insomma tutte queste persone, chi dimentico, Vittorio Guerrieri, Mauro Gravina. Siamo cresciuti giocando a palletta fatta di carta nelle sale, e l'aria che si respirava, certo, non era il lavoro di adesso, in cui i bambini, devo dire, sono un po' massacrati da questo tipo di lavoro, perché i ritmi frenetici, e devono essere molto più. E ne parleremo fra un attimo di come è cambiato il doppiaggio oggi rispetto al doppiaggio di allora. E quindi lei inizia a recitare con John Wayne, Paul Newman, Marlon Brando. Ma quando ha iniziato ad avere coscienza di essere lei stesso diventato i Wayne, i Newman, i Brando di oggi, doppiando Sean Penn, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland? Io allora non mi rendevo conto di doppiare con John Wayne, Marlon Brando, nella fattispecie con Cigoli, Rinaldi, Loki, 007, Ferruccio Amendola. Non avevo questa, anche perché era veramente, non posso dire un'assurdità forse, però mi sento di dirlo, una grande famiglia, cioè lavoravamo tutti insieme, e eravamo tutti, tant'è vero che mi stupivo. Dicendo che ci davamo tutti quanti, cioè almeno noi piccoli davamo del lei, e questi ci dicono: ma che me dai del lei? Ma dammi del tu, dammi, cioè ci davamo come papà, mamma, tutte queste cose qua. E devo dire che con loro non c'è mai stata questa cosa del tu fai John Wayne, tu fai. Eravamo delle persone che lavoravano, noi ci divertivamo, loro lavoravano, ma si divertivano, perché questo, se dobbiamo essere sinceri, noi ci divertiamo. Non lavoriamo, se Una grande cerchiamo una famiglia. grande, cioè diciamolo, anche se susciterò qualche commento, non, però sì, è il nostro ambiente di lavoro. Con chi ti prendi di più, con chi ti prendi di meno, però indubbiamente è un grande ambiente dove abbiamo sempre lavorato. Il fatto di essermi reso conto della stessa cosa io, è la stessa identica cosa all'inverso, non mi sono reso conto perché facevo dei personaggi che per me andavano bene, e chi mi era accanto non dicevo io sono, anche perché questo io è una cosa che da cui dobbiamo un po' abbandonare, che dobbiamo abbandonare io. Anche se è l'attore che ha fatto così, l'egocentrismo dell'attore è il massimo, io sono il più bravo. Con Sean Penn lei da anni ha instaurato un sodalizio voce-volto. Vorremmo qui approfondire alcune interpretazioni. La prima è Carlitos Way, 1993, che ricordi ha di un'esperienza dove ha condiviso il leggio con un grande attore come Giancarlo Giannini. Io ho condiviso parecchio il leggio con Giancarlo Giannini, incrociandolo però, al leggio non ci sono mai stato. Sì, una volta, mi pare una o due volte, all'inizio di un altro film di lui. Ma con Carlitos Way no, Carlitos Way lui si faceva tutta la sua parte, e io mi ricordo che lavorai di sabato. All'inizio era Elettra Bisetti, dopodiché intervenne Filippo Ottoni, ma perché Elettra Bisetti ebbe un lutto e quindi dovette abbandonare la lavorazione, e lasciò in mani a Filippo Ottoni, grande direttore anche lui, con cui ho fatto appunto Mystic River, che è un altro dei film Un altro film, un che ha film visto. difficile di un grande regista come Clint Eastwood. Appunto, anche quello abbiamo fatto con Filippo, come, ma ne ho fatti tanti altri con Filippo. Filippo abbiamo fatto una cosa abbastanza con cui io, che era Tutti gli uomini del re, sempre Sean Penn, è stata un'interpretazione anche lì. Sean Penn ogni volta fa delle interpretazioni particolari. Ci siamo inventati dei
un dialetto praticamente, non è né il dialetto del sud né il dialetto del nord. Però ecco, ho detto, queste interpretazioni, Sean Penn ogni volta, io pensavo che dessero a Sean Penn l'Oscar per un'altra interpretazione, che era Mi chiamo Sam, che anche lì è stata un'altra interpretazione di quelle stratosferiche. Ritornando a Carlitos Way, io feci la mia parte tutta di sabato dopo che Giannini finì la sua, però ecco, ci incrociavamo qua andando qua e là. Mi ha detto: ciao Giancarlo, ciao Massimo. L'ultima volta ci siamo visti proprio al Gran Premio, al Gran Galà del Doppiaggio, Gran Premio del Doppiaggio, dove ho ritirato il premio per tutti gli uomini del re. E non è stato Giancarlo a darmelo, però lui stava in giuria. Quando poi siamo scesi, ci siamo salutati come al solito. E di Mystic River invece di un film forse diverso insomma da Carlitos Way, un film più cupo, più tetro, più. Sì, indubbiamente. Ogni volta ho detto ci sono delle interpretazioni sempre particolari qui. Lì su Carlito Ways, questo avvocato un po' cocainomane. Su Mystic River, un boss che era poi abbastanza crudo anche alla fine, perché con tutto che lui ha sbagliato ad ammazzare il suo amico, ma diceva: vabbè, non fa niente, la vita continua, non ti preoccupare. E terza interpretazione, ma non meno eclettica, proprio a dimostrare la versatilità di Sean Penn, recentissimo, This Must Be the Place, dove è stato diretto in sala da Rodolfo Rodolfo Bianchi. Bianchi. Il regista Paolo Sorrentino ha assistito e o supervisionato le lavorazioni del Lui ha doppiaggio. super visionato. Devo dire che la prima volta che mi chiamò, Rodolfo mi disse: guarda, Paolo vorrebbe sentire la tua voce su Sean Penn. Io sì, vabbè, dice: guarda, ma sicuramente poi lo fai te. Dico: ma non ti preoccupare. Dico: certo che. Dico, Paolo Sorrentino, essendo regista italiano, molto probabilmente, anzi sicuramente, lui non mi avrà mai sentito. Io voglio sentire come io ho l'approccio con Sean Penn. Io non c'è problema. Infatti, andando lì, poi facendo il provino con questa voce, mi disse: scusa se ti ho fatto venire. Dice: dico, ma perché non è... Io stiamo lavorando, tutti stiamo lavorando, non è... Se a te... tu hai un'idea, se questa io non te la riesco a realizzare, probabilmente c'avevi ragione a non... Hai visto che te la realizzo? No, scusa, però mi chiesto una cosa molto strana. Sai, This Must Be the Place, non so se tu l'hai visto, ma insomma, Sean Penn fa una voce molto particolare, inerente al personaggio, che rispecchia il suo stato d'animo, quindi praticamente colui che vuole rimanere fanciullesco, non vuole crescere, insomma, vuole rimanere fanciullo, no, fanciullesco. Quasi un moderno Peter Pan, sì. Bravo, moderno Peter Pan, tutto derivato dal fatto che lui ha avuto una brutta esperienza in uno dei suoi concerti, dove due suoi fans sono stati uccisi. Da lì a lui ha deciso, e che è la storia vera di un altro cantante, insomma, una star rock, una rock star, insomma. E quindi facendo questa voce un po' sul falsetto, mi chiese Paolo: dice, ti dispiacerebbe riprovarla, però questa volta con la voce di Sean Penn? A quel punto io dico: Paolo, dico, non è che io do la voce a Sean Penn, è Sean Penn che mi dice quale voce fare. Se io ti faccio la voce di Sean Penn, che non esiste, io faccio la voce mia, però messa su quella faccia probabilmente non ha il risultato. Io comunque te la provo. Dopo che l'ho provata, ho cercato di fare un po' qualcosa di diverso da questa voce così. E lui dice: no, evidentemente c'aveva ragione lui, è giusta la voce che ha dato. Dico: ma lui ha impostato tutto il personaggio su questo tipo di voce, quindi è Necessità di inutile. aderenza al personaggio perché un doppiaggio Assolutamente. fatto bene è quello più aderente Noi dobbiamo fare all'originale. questo, vorrei ribadirlo come dico sempre: noi siamo doppiatori, non siamo doppiatori. Doppiatori perché, oltre ad essere attore, tu devi non solo fare la parte su di te, cioè non la devi creare te, ma devi ricreare con qualcosa che è già stato fatto, dalla quale non puoi assolutamente discostarti, che è appunto La magia del la doppiaggio. magia del doppiaggio. Altro attore con il quale lei ha instaurato un legame, sodalizio, voce e volto, è Charlie Sheen. E qui vorremmo analizzare due film. Il primo Wall Street 1987, dove lei è diretto da Mario Maldesi e ancora una volta, chiediamo
incrocia il leggio con Giancarlo Giannini. Come dicevamo prima. Dopo 23 anni ritorna su quel ruolo, anche se in maniera minore, in Wall Street il denaro non dorme mai, film del 2010. Cosa ricorda delle due lavorazioni e come è stato reinterpretare lo stesso personaggio dopo tanti anni di distanza? Come può essere una cosa interpretata 25 anni prima e 25 anni dopo, con la maturità, con l'esperienza, con lo stato d'animo totalmente diverso? No, 25 anni prima, quando feci Wall Street, e ti ho detto che è stata l'unica occasione con cui sono stato al Leggio con Giancarlo, perché Giancarlo generalmente si fa i film per conto proprio, cioè li fa e poi dice agli altri, giustamente, perché c'ha talmente tante cose da fare. Però all'epoca Giancarlo, all'inizio, con Mario Maldesi, ci proviamo a fare la prima parte insieme. Abbiamo fatto, mi pare, 5-6 anelli insieme, dopodiché Giancarlo ha fatto, anche perché c'aveva degli impegni, non potevamo. Il momento che stavamo al Leggio insieme, inevitabilmente sbaglia uno, sbaglia l'altro, un'intonazione dell'una è buona, quell'altra dell'altro, quindi si perdeva tempo, ma ancora si facevano le lavorazioni insieme, cosa che si è perduta completamente adesso, per un fatto sia tecnico che logistico. Un doppiaggio impegnativo è stato sicuramente quello di Christopher Rhodes in Attentato al Papa 1986, dove ha dovuto interpretare il personaggio di Ali Agca, dovendo parlare con una caratterizzazione turco-inglese-italiana. Come ha affrontato questo lavoro e ricorda chi fu a dirigerlo in sala? Chi mi diresse in sala fu un certo Giacomo Magagnini, vecchio direttore con cui feci tanti film. Mi chiamò un giorno dicendo, ma e anche il regista era, c'era, mi chiamò un giorno dicendomi, guarda, dobbiamo fare provino su questa cosa, dice, un turco, dice, però deve parlare turco, è vero, deve essere una cosa vera, e quello ti dirò, adesso ti svelo una cosa, questo è il doppiaggio a cui mi riferisco sempre quando mi chiedono qual è il doppiaggio che gli piace di più, a cui è più piaciuto fare la lavorazione. Dico, io questo lo trovo il doppiaggio, anche se lo ricordano in pochi, perché è stato una ricerca, uno studiare, cioè io andai a prendere l'intervista che fece Ali Agca a Enzo Biagi, me la studiai, feci tante tante cose, poi ti dico, questa cosa portò, ti dico un altro aneddoto. Una cosa e molto un'attenzione importante. Diciamo al lavoro che sicuramente i tempi permettevano di poter fare. Sì, c'erano dei tempi totalmente diversi, ma indipendentemente da quelli ti ho detto, questo era un lavoro molto molto particolare, perché la verità era data proprio dal filo del rasoio, nel senso, fare di più portava alla macchietta, fare di meno dice non è turco, e questo invece noi evidentemente facevamo, anche perché c'era un'escalation, c'era un progressivo aumento dell'italianità di Ali Agca, perché all'inizio parlava inglese turchizzato, dall'inglese turchizzato ho dovuto parlare in turco durante tutto, e ho dovuto studiare il turco, non la parola, cioè il pezzo in turco l'ho dovuta studiare con una insegnante turca, e man mano che andava avanti nella fiction lui parlava sempre meglio italiano, quindi il turco misto all'italiano pian piano aumentava l'italiano a discapito del turco, insomma, quindi è stato un bel percorso lavoro, vocale, molto un bel percorso, e questo mi ha portato che dopo 8 mesi che avevo fatto, mi facevano i complimenti dappertutto, devo dire, sono stato molto declamato su quella lavorazione, e c'era una signora che si chiamava Fede Arnaud, non so che tu hai sentito nominare, a detta di tutti una delle più grosse, anzi forse la più grossa direttrice di doppiaggio, con un come si chiama, uno schedario, un database, adesso si direbbe, riguardo gli attori, da invidia a tutti i database correnti adesso con tutti i computer, lei ce l'aveva a mano, che mi chiamò, io lavoravo, sì, ho lavorato con lei, però non è che lavorassi granché, mi chiamò dopo 8 mesi, mi ricordo ancora, stavo qui in una casa che sta vicino a questa dove sto adesso, anche perché io da qui a tanti anni che abito da queste parti, mi chiamò e mi disse, Massimo, ti devo fare i complimenti per Attentato al Papa a Parigi. Grazie Fede, che bello sentirti.
Ma è stato fatto 8 mesi fa, che ti serve? No, perché sai, ci avrei un indiano su numero 5, non mi ricordo come si chiamava il film, però insomma era la caratterizzazione di un indiano che doveva sembrare un indiano vero, e quindi sono dovuto anche lì andare a studiare come parlavano gli indiani in italiano, insomma, quindi studenti indiani che studiavano qui in Italia, con cui ho parlato e sentivo, registravo per sentire la loro inflessione. Ma questa non è stata l'unica cosa. Io sono stato anche consulente per l'Achille Lauro di Alberto Negrin. Io facevo un personaggio e ero consulente, ma non perché sapessi l'arabo, ma perché avendo frequentato persone, soprattutto palestinesi, qui in Italia, c'avevo nell'orecchio il loro suono, capito? E quindi Un ho bagaglio fatto culturale in più sì, da bagaglio. poter A questo trasmettere. si mette a disposizione di questo mestiere. E con un'attenzione alla qualità che forse si è andata Man mano perdendo negli perdendo. anni, ma ne parleremo fra un attimo. Ultimo passaggio al cinema che vorremmo analizzare con lei è quello di Laurent Mallet nel ruolo di Enrico Bottini in Cuore di Luigi Comencini. Nello sceneggiato Rai, l'ingegnere Bottini è interpretato da Bernard Blier, che è doppiato da Omero Antonutti. Non sarebbe stato più corretto da parte del regista dare direttamente il ruolo dell'ingegnere ad Omero Antonutti e magari a lei quello del figlio? Sì, è un po' polemica come domanda questa, sì. Ma non lo so, questo è. Io mi ricordo molto bene quando feci l'ingegner Bottini con Comencini e ebbi modo di conoscere appunto un grande come nella storia del cinema, che è il dottor Comencini, che era un vecchietto all'epoca, non tanto vecchietto, però era di una dolcezza incredibile. E come lui, ho detto, ce ne sono stati tanti altri. Rosi, ho conosciuto Rosi. Con Rosi ho fatto la cronaca di una morte annunciata e lì l'ho doppiato Anthony Delon, sia in italiano che in spagnolo, perché lui ha voluto. Dice, ma sai parlare lo spagnolo? Io veramente l'ho fatto all'università, e poi da lì dice, ma se ti metto vicino una colombiana, poi oltretutto non lo spagnolo, perché il colombiano praticamente, il sudamericano, è più vicino all'italiano che non lo spagnolo è molto più aulico. Però ecco, ritornato a Comencini ci ho avuto questo ti dico, ero anche lì molto giovane, perché ingegner Bottini era proprio Ancora lì. però un grande maestro dal quale poi porre le basi sulle quali Sono costruire loro una carriera. che mi hanno insegnato, e devo dire grazie a loro, registi come loro, perché loro erano registi che non avevano questa cosa tra l'italiano e il doppiaggio. Per loro recitare era recitare. Non è quello che trovo molta differenza in questi registi, soprattutto che fanno opere prime, che non sanno. Io ho lavorato anche con Leone, Sergio Leone. Sergio Leone, e c'era vicino un signore attore, direttore come Riccardo Cucciolla. Era Riccardo Cucciolla più ci chiedeva determinate cose. Sergio Leone diceva: la voglio così. Se tu gliela facevi così, ti diceva bene, basta. Se non gliela facevi così, mi ricordo, ti dico questo aneddoto perché questo è sintomatico di come si lavorava allora. Ci fu una scena. Non so se tu ricordi, c'era una volta in America, oppure che. Però era la scena in cui i bambini, i ragazzi, spiegavano ai malavitosi come poter contrabbandare della merce attaccando, mentre passavano sull'acqua, buttare la merce con dei sali di sacchi, sacchi di sale attaccati, in modo che il peso del sale li mandava giù. E quando passava il controllo, loro non avevano niente. Qua, passato il controllo, il sale si scioglieva e tornavano su a galla, tornava a galla la merce, tornava. Allora, questa scena era fatta da 5-6 persone, ragazzi che spiegavano, e altri 5-6 persone dei grandi che stavano ad ascoltare. E insomma, per fartela breve, li voleva tutti all'eggio. E il fonico e il direttore
Ma Sergio, guarda che non... è un po' difficile perché Riccardo Cucciolo... ti prego, Sergio, guarda che questo non si può, perché lo vedi che queste siamo troppe persone al giro, non ce la fanno, sta... è il fonico. Maestro, qui non si può perché io la voglio come quella. Ti dico che la cosa, noi, il turno era di 3 ore e mezza, non era di 3 ore come adesso. È stata fatta, i giorni erano 9, mezzogiorno e mezza, 2 e mezza, 6 e mezza, 6 e mezza, 9 e mezza. Questa scena, facendola tutti insieme, io mi ricordo che andai in una sala grandissima a fare la mia parte perché era in lontananza, tra le due porte per entrare nella sala, perché per entrare nella sala c'erano due porte, una, poi c'era un androncino così, poi si entrava in un'altra e si dovevano chiudere tutte e due. Lui disse che una doveva essere aperta e all'altra che era chiusa, che erano porte così, dice tu ti metti qua e parli. Insomma, per fartela breve, noi facemmo buona la 43esima alle 4 e mezzo del pomeriggio. Tutta la mattina non si fece niente, cioè tutte incisioni, ma niente, mai buona. E alla fine, la 43esima, alle 4 e mezza si fece una scena. Famosa questa ricerca della perfezione maniacale di Leone. Sì, però ti ho detto perfezione per modo di dire, perché lui chiedeva delle cose e ti diceva io la voglio così. Se tu la facevi così, era buona la prima. Passando adesso sul fronte televisivo, vorremmo qui analizzare in dettaglio due lavori. In primo luogo, lei è la voce di Kiefer Sutherland in 24. Com'è stato cimentarsi in un lavoro frenetico in cui non bisogna mai perdere il ritmo? Beh, 24 tanto ci scioccò anche a noi perché fu da battistrata per le nuove inquadrature, modo di girare questi quattro quadri in susseguirsi di pum, 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 una cosa frenetica. La cosa frenetica, devo dire, per quanto riguarda il doppiaggio, oramai eravamo già entrati in questo clima di freneticità che ci portava a essere molto, molto stretti, quindi quello non è che ci ha portato. E ti ho detto, ci ha scioccato questo modo di girare e ci ha appassionato, devo dire. Questo sì, è stata una delle lavorazioni che ha appassionato un po' tutti, anche perché come prodotto era veramente un bel prodotto. Secondo lavoro che vorremmo analizzare con lei, questa volta anche dal punto di vista di direttore del doppiaggio, perché ricordiamo lei non è solo in voce ma è anche direttore del doppiaggio, è una serie pluripremiata come Lost. Come ha affrontato la scelta del cast vocale? Ci sono stati dei provini? E come ha organizzato il suo lavoro, visto che gli sceneggiatori hanno cercato di mantenere quanto più nascosto possibile i fatti delle stagioni successive? Gli stessi attori in Lost ricevevano la propria parte puntata per Certo. puntata. No, ti devo dire, qui è una storia è abbastanza lunga perché Lost, la prima serie di Lost è stata fatta da Carlo Cosolo e qui arrivo anche al secondo punto che mi hai chiesto prima, diciamolo così chiaramente. Carlo Cosolo che fece dei provini con Roberto Morville su questa serie, tutti i vari personaggi, i principali, da lì poi si è sviluppato tutto. Verso la fine della stagione, perché erano 24 episodi, mi pare, verso il quindicesimo, decimo, undicesimo, non mi ricordo tutto. Comunque, a metà stagione Carlo Cosolo dovette abbandonare la serie e venne da Massimiliano Alto. Massimiliano Alto che la conseguì per tutta la serie. All'inizio della seconda serie subentrò questo Desmond. E Massimiliano dice, senti, c'è questo personaggio, è bello perché dice, guarda, c'ha solamente le prime due puntate, però sono sicuro che poi va avanti perché è impossibile, mi sembra che... E io ho detto, vabbè, feci queste prime due puntate. Caso ha voluto che dopo queste prime due puntate anche Massimiliano disse, guardate, io devo fare sto film importante, come faccio? Il responsabile della cassa mi disse, Massimo, dai, senti, tu devi fare questa cosa. Guarda caso c'era pure anche c'era mia moglie come assistente e così abbiamo cominciato questa lunga avventura alla quale siamo molto ma molto affezionati anche perché è stata molto dura soprattutto l'ultimo anno perché gli altri anni sai succedeva che io avendo internet quando andai alla Fiera di Roma, lì al Festival di Roma lo dissi, no queste cose non si dicono però io me le scaricavo da internet e quindi sapevo prima chi avevo, chi non avevo, chi c'era. Dalla quarta, quinta puntata, quinta stagione, quinta e sesta stagione, non si sapeva più.
non le davano più su internet, anche perché andava quasi in contemporanea. Quindi tu, per quanto riguarda i personaggi, era molto difficile, è stato un lavoro stratosferico, nel senso che ogni volta che c'era un personaggio ne dovevamo discutere con il responsabile, ma poi dovevamo cercare di dosare soprattutto i personaggi più importanti con quelli meno importanti per vedere questo seguita, questo non seguita, questo fa. Questo è stato veramente un lavoro mastodontico, No, insomma. l'ultima Sì. serie è stata, come dicevo prima, già il lavoro mastodontico che abbiamo fatto nello scegliere i vari personaggi. Mastodontica è stata ancora di più l'ultima serie perché si andava quasi in contemporanea, quindi a noi arrivava il lavoro praticamente ancora non andato in onda in America. Quindi noi non sapevamo quello che andava in onda in America. Ci arrivava un preliminare con uno script da cui si doveva poi fare l'adattamento e da lì andare in sala di doppiaggio per 2 giorni. Dopodiché noi giovedì, venerdì mi pare andavamo in doppiaggio, lunedì o martedì andavano in onda in America e martedì andavano in onda in Italia. Quindi se loro lunedì avevano cambiato qualcosa di quello che noi avevamo fatto lunedì, giovedì o venerdì, ci toccava assolutamente subito andare in sala. Pure di notte, quando capitava, per poter cercare di fare la messa in onda, per mandare in onda, perché per mandarla in onda martedì sera ci doveva essere il tempo materiale per poter rifare il rifacimento, reinserirlo nel missaggio, rifare l'accoppiamento e mandarlo per poi. Quindi puoi immaginare che cosa è stato. Quindi ecco cosa vuol dire cimentarsi soprattutto nella direzione di prodotti così famosi ma anche così attesi dal Eh pubblico. sì, soprattutto perché pure noi stavamo aspettando la fine, come andasse a finire questa cosa qui. Coinvolgente, una trama coinvolgente ma come uno dei telefilm più amati dell'ultimo decennio. Il cinema italiano fin dall'avvento del sonoro ha avuto bisogno del doppiaggio per permettere a quello straniero di entrare nel mercato del nostro paese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, non solo i film stranieri sono doppiati, ma anche quelli italiani. Che ne pensa dei registi che utilizzano il doppiaggio pur criticandolo aspramente e degli attori italiani che si fanno doppiare? Ma questo è l'annoso tema della voce volto. Che dire, non c'è chi c'ha ragione, chi c'ha torto, non lo so, ognuno, come dicevo prima, è libero di esprimersi nel meglio. Come ribadisco, ci si nasce attori e non ci si diventa. Se c'è qualcuno che ha la fortuna di apparire non essendo un attore, che lo faccia pure. Io sinceramente questa battaglia giustamente non sono d'accordo perché doppiare, noi dobbiamo doppiare qualche cosa che non rientra nella facile comprensione della gente che sta ascoltando il prodotto, quindi dobbiamo fare una traduzione, come dicevo prima, da attore. Quindi per quale motivo un attore devo doppiare un attore italiano? Non sono d'accordo, in linea di massima, però poi dopo non è, tanto è vero che l'ho doppiato anch'io, un attore italiano, nella Romana, quella con Francesca Dell'Era di Giuseppe Padroni Griffi. Non ricordo il nome dell'attore, molto probabilmente c'è stata l'autoselezione, dopodiché non ha fatto più niente. Però ecco, chiamarono me per poter doppiare questa persona, insomma. E da qualche anno il mondo del doppiaggio deve confrontarsi con una nuova figura, quella del supervisore, una figura che non esisteva almeno nei doppiaggi più antichi. Il nostro pubblico ci chiede spesso chi sono i supervisori, da chi sono imposti, che ruolo ricoprono e come vi relazionate voi con queste nuove figure nel vostro lavoro. Ma sai, noi questi supervisor sono generalmente assunti o dal regista del film, per esempio c'è Woody Allen che ha un supervisore sempre, che è Jeff Davidson, al quale ho detto quando facevamo, lì non era di Woody Allen, però quando facemmo Tutti gli uomini del re, fu con lui che concertammo il modo di parlare di Sean Penn, questo modo un po' astratto, questa calata meridionale ma non individuabile in una regione. Però loro, ecco, giustamente, svolgono un lavoro che evidentemente è necessario adesso perché sai benissimo che non è come una volta c'era la pellicola, tu facevi Marlon Brando, non aveva la voce di.
Pino Rinaldi, era totalmente. Adesso con il fatto dei DVD 5.1, 8.7 originale, forse stanno cercando di dare maggior, questo si dice match voice, di dare questa somiglianza. E il supervisor, diciamolo, è una figura che deve coordinare le varie edizioni nei vari paesi. Sono delle persone indubbiamente di una certa cultura, perché come minimo sanno 5-6 lingue, insomma. Noi ci rapportiamo soprattutto, ci si rapportano i protagonisti, perché poi i vari ruoletti poco, non è che hanno molto a che fare con il supervisor. Chi c'ha molto da fare c'è il direttore e l'assistente. E un altro fenomeno degli ultimi anni è quello di chiamare personalità famose, i cosiddetti talent, per doppiare personaggi di grande richiamo. Cosa pensa di tali personaggi che spesso pretendono grossi compensi e tolgono il lavoro a doppiatori professionisti? Che dirti, fa parte del mercato. Loro sono strumenti del mercato e sono come tutti gli ambienti, ci sono persone gradevoli e persone meno gradevoli. E loro fanno questo mestiere e c'è chi li chiama per poter fare, per forse cercando di poter attirare più gente al cinema perché è doppiato da questo, quell'altro, a discapito. Il più delle volte, anzi la maggior parte delle volte, della qualità del prodotto, perché giustamente, come ti dicevo, non è un mestiere che si impara, è un mestiere che c'ha, oltretutto è molto più difficile perché l'attore, come tanti attori vengono, non sono tutti in grado di fare il doppiaggio, perché l'attore si costruisce la parte su di sé. Qui devi fare un qualcosa che totalmente, ti devi staccare da questa cosa, quindi avere anche una tecnica. Giancarlo è la massima espressione, ma tutti gli altri, ecco, da Giancarlo andiamo a finire, non voglio fare altri nomi, insomma, Però è Fiorello è importante uno di. sottolineare che doppiatori non ci si improvvisa. No, non ci si improvvisa, cioè se sei un attore di teatro sicuramente poi ci riesci, perché è una tecnica che man mano poi acquisisci, come al solito, con l'allenamento. Come tutte le cose. E un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi di film del passato, ma non solo per via dell'audio scadente. La stessa necessità dovrebbe riscontrarsi per i capolavori italiani del neorealismo, ma nessuno si sogna di ridoppiare Roma Città Aperta, che è un audio altrettanto improponibile per il famoso sistema 5.1. Lei che posizione ha nei confronti di questo Ma fenomeno? guarda, come dicevo, non è che assumo posizioni, non mi piace, nemmeno sono contrario. È una cosa che trovo, sì, si deve fare perché la tecnologia ti porta a dover fare. A gusto dico che non piace, anche avendolo fatto, perché ti ho detto, Il Padrino, qui mi sono sentito un po' fuori luogo, ho detto tipo, come lo faccio? Cioè Michael Corleone, Ferruccio Amendola, o se no lo Squalo, Richard Dreyfuss, Pino Polizzi, queste cose qua, cioè, tu hai quel suono, ma come tutte le cose, il bello di queste cose, cioè, è che devono dare sul disco la versione originale e la versione ridoppiata, perché chi se la vuol sentire è un sentire, avere emozioni che molto probabilmente, per quanto riguardo, non so, le persone, il clima, l'atmosfera creata allora non è certo ricreabile adesso, insomma. Il bello di poter scegliere tra Tra l'uno e passato e l'altro, certo. presente. E ironicamente, come reagirebbe se ridoppiassero La guerra dei bottoni togliendo la sua firma ad un film che ha fatto la storia delle pellicole per Ma ragazzi? che devo dirti, questa è una cosa che posso dire solo ipoteticamente, anche perché nella guerra dei bottoni, mi ricordo quando entrai da quella strada laterale della Fonoroma, praticamente in via, quasi vicino a Piazzale Flaminio, dove si entrava in una porticina, perché entrai e andai su questa atmosfera un po' ovattata di questa sala dove non c'era assolutamente nessun rumore, dove non si sentiva niente, tutti si parlava così. Io non è che feci grandi cose, perché essendo un bambino, sì, dissi due o tre, era proprio l'inizio, non potevo certo allora già di pretendere di fare delle grosse cose. Comunque, ecco, se facessero, direi, ma sì, è giusto forse adesso rifarlo, ma sicuramente
quello che è stato dato allora non si può dare adesso. Chissà, forse è di più, forse è di meno, non lo so. Comunque è diverso e a me piace quello, non mi piace questo, insomma. Da ultimo vorremmo approfondire con lei come è cambiato il doppiaggio oggi rispetto al passato. La critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne, ahimè, anzi ahi noi, si esprime quasi sempre in termini negativi. Secondo lei l'abbassamento della qualità del doppiaggio, che in parte si attribuisce ai tempi frenetici, ne parlavamo prima, e che da diverso tempo attanagliano il mondo delle voci, questo abbassamento è imputabile anche al disinteresse della critica? No, questo no, non credo, anche perché la critica, come al solito, c'è sempre stata. Ne abbiamo un esempio in Gianluigi Rondi, che diceva del doppiaggio peste e corna, mentre si è ricreduto poi ultimamente riguardo a questa cosa. No, sono i tempi, i fattori economici soprattutto, e la quantità. Non si può pretendere di fare una grossa qualità quando purtroppo c'è tanta quantità, che deve essere purtroppo, anzi, ringraziamo di Dio, perché dà lavoro a molte molte persone, però non tutti sono allo stesso livello, perché come al solito purtroppo c'è una meritocrazia oppure un qualche cosa, come dicevo prima, chi ha più, chi ha meno. Non c'è, una volta c'erano le famose categorie che distingueva, non perché per demerito, è perché uno arriva fino a un certo punto. C'è chi ha, tra due protagonisti, c'è quello che ha la scintilla e quello che la fa alla perfezione, ma la scintilla non la dà. Quella scintilla, quella polverina, non tutti ce l'hanno. E purtroppo, con la quantità di film, telefilm, soppopera, cartoni animati che c'è adesso, chi ha la polverina non è che siano poi tanti, insomma, sia dal punto di vista maschile, femminile, piccoli, perché c'è quella polverina che evidentemente bacia solamente alcuni di noi. Se fossimo tutti bravissimi non ci sarebbe questa domanda che tu mi hai fatto. Veramente, ultima domanda, i suoi figli, Gianandrea e Valentina, si sono già cimentati in alcuni doppiaggi. Qual è il consiglio che lei miglior consiglio che sente di avergli dato, sia come padre, quindi come dal punto di vista umano, ma anche come doppiatore e direttore del doppiaggio dal punto di vista artistico? Ma dal punto di vista umano cerco di stargli vicino. Il consiglio che gli do è di essere sempre se stessi. Essere sempre se stessi, perché così fa sì che loro possano crescere a seconda delle proprie aspirazioni e con i loro sentimenti, e spero siano buoni in base a quello che ho cercato di insegnargli. Ma per quanto riguarda, dal punto di vista lavorativo, ho lasciato liberi loro. Gianandrea ha provato, ma non ha gradito. Valentina ha provato, ha gradito un po' di più, ma non è che sia, pensa a studiare, ed è giusto che sono giovanissimi, facciano. Ricordiamolo, quindi hanno solamente critiche al papà quando lo vedono e dicono: ma stai dappertutto, stai. La cosa che piace più di tutti, soprattutto adesso, è Jane Belushi, che ho conosciuto pure, su According to Jim, La vita secondo Jim, che è una serie secondo me strepitosa, perché fa morire da realizzate, ma che coglie soprattutto dal punto di vista sociale quello che è la famiglia in America, e fa ridere proprio per quello, perché è tutto portato all'ennesima potenza, al grottesco, ed è quello in cui ci rispecchiamo un po' tutti quanti. Allora Massimo, noi la ringraziamo per averci aiutato ad aprire una finestra sulla sua carriera, i suoi ricordi, le sue emozioni, non solo quelle che fa provare il pubblico quando doppia, ma anche le emozioni che prova lei quando lavora e quando si cimenta nei doppiaggi, ma anche nei rapporti umani. E proprio al nostro pubblico, che sente la sua voce al cinema e si emoziona, chiediamo di mandare un saluto a tutti i nostri telespettatori. Io ringrazio tutti voi, ma ribadisco e ci tengo a dire che le emozioni che io provo e che voi provate è perché io, provandole, le trasmetto a voi. Non facendo questo non arriverebbero mai a niente. Ribadisco, finisco dicendo che è una cosa importante, mi sono dimenticato di dire, c'era una cosa che io avevo fatto
tanto tempo fa mi dava fastidio, poi va bene un piano, ed è Terence di Candy Candy. Questa era una cosa che mi dava talmente fastidio nel dire che hai fatto, io ho fatto questo, questo, quest'altro, e poi Terence, a Terence suscitava l'entusiasmo di tutti. Andando avanti con gli anni, ribadisco questa cosa perché mi hai fatto questa domanda, mi sono reso conto che io ho dato emozioni a persone che vanno, a ragazzi, ragazzini, che vanno dai 14 anni ai quarantenni, alle quarantenni, 44 anni, e devo dire che questo mi dà una grossa forza, mi dà un grosso orgoglio, nel senso che evidentemente quelle emozioni trasmesse hanno fatto contenti, felici, oppure hanno dato il sorriso a tante, tante persone, queste persone, ed è questo che dobbiamo fare con il nostro lavoro, noi dobbiamo trasmettere per poter far provare.